Fai la penitenza di pensare con dolore alle offese fatte a Dio, la penitenza di essere costante nel bene, la penitenza di combattere i tuoi difetti. Fai la penitenza di pensare con dolore alle offese fatte a Dio, la penitenza di essere costante nel bene, la penitenza di combattere i tuoi difetti. Disse una volta Padre Pio a Padre Pellegrino: tu che consideri il rosario come una preghiera solo adatta per le vecchiette, prendi questa corona e considerala proprio per la sua apparente e straordinaria inutilità, come uno strumentuccio per spalancare le porte del cielo. È quasi una penitenza che Padre Pio dà a Padre Pellegrino, eh? Lo chiama così, proprio per la sua apparente e straordinaria inutilità, come uno strumentuccio per spalancare le porte del cielo. E San Pio diceva che si spalancano le porte del paradiso, si liberano le anime dal purgatorio con la corona del Santo Rosario. Allora, fratelli e sorelle, noi non dobbiamo mai tralasciare il rosario, eh? Mai. Non si è figli spirituali di Padre Pio se noi non diciamo il rosario alla Madonna, eh? Noi dobbiamo dirlo questo rosario quando siamo ben svegli. Non lasciamolo all'ultimo minuto, no, 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 che poi dopo ci addormentiamo perché tante volte si sente dire: ma padre, io mi addormento. Certo, se tu lo lasci prima di andare a dormire, certo che poi ti addormenti nel letto con il rosario. Il rosario lo devi dire quando sei ben sveglio. Pensate, il mio padre spirituale, Don Domenico Labellarte, che sta qui a San Giovanni Rotondo, ora molto anziano, mi aveva insegnato a dire il rosario dicendomi: la mattina presto recita i misteri dolorosi perché sono i misteri che ti ricordano la cattura di Gesù nell'orto. Così pensate, anche il mio confessore in Sardegna mi disse la stessa cosa: recita la mattina presto i misteri dolorosi perché sono i misteri della riparazione, dove ti fanno ricordare la cattura di Gesù nell'orto e poi tutti gli altri che vengono appresso. Quindi siamo ben svegli per recitare il rosario. Pace e bene.